In questo ciclo sul Teatro del Sorriso, dedicato all'Italia delle lingue, non poteva evidentemente mancare la Sicilia e a mio avviso non poteva dimenticare quello che, dimenticarsi quello che era un classico della memoria, della nostalgia dei nostri padri, che è L'aria del continente di Nino Martoglio. L'aria del continente è la storia divertente di un protagonista, Don Nicola, che ritorna da Roma, ritorna in Sicilia e con un carico di nuove idee rivoluzionarie e una ragazza romagnola che poi invece si scopre essere anche lei siciliana. E è stato scritto nel 1915, fu un cavallo di battaglia di un grandissimo interprete del teatro italiano, Angelo Musco, e ora viene presentata da noi con l'interpretazione di uno tra i più grandi attori del nostro teatro italiano, che è Turi Ferro. A me piace ricordarlo questo perché Turi Ferro è stato per molti anni, anche ultimamente, direttore del Teatro Stabile di Catania assieme a Mario Giusti, un teatro che ora è diretto da Pippo Baudo e che ha svolto in questi ultimi anni un lavoro preciso, quello di mantenere viva, come teatro italiano, la memoria e la validità della lingua siciliana, del dialetto catanese. Martoglio ha scritto questa commedia in dialetto catanese, e di quello che significa i rapporti tra lingua e dialetto, tra Italia e Sicilia, e la lingua siciliana, che è inutile che vi ricordi Pirandello anzitutto, e Verga e Rosso Isan secondo. Oggi nel Sorriso presentiamo L'aria del continente. Vi divertirete sicuramente, è una commedia splendida e fa parte di quelle testimonianze stupende della nostra memoria storica, per fortuna mantenuta viva qualche volta, almeno in passato, non abbastanza oggi, dalla televisione. Ora con la vettura corriere. Ma ne sei sicuro?
Ma come ne sono sicuro, visto con gli occhi miei? Ma tu zione! Di Uzzucola Meressa, passa avanti che ora sto venendo. Che cosa ne so io? Ma da quanto è cretino sto figlio nostro? Ma dove l'hai lasciato? La corriera, dove lo sbarco? In piazza, in piazza. Ma perché non si è fatto lasciare a casa come ha fatto sempre? Domandateci la idro che io non ne so niente. Ma perché l'hai lasciato, stupido? E torna. Uzzucola Meressa, passa avanti che ora sto venendo. Che cosa gli rispondevo? Non voglio passare. Ma tu non lo capivi che poteva avere bisogno di te, un uomo anziano, ancora convalescente? Non lo dovevi lasciare. Se non altro aiutarlo a scendere le valigie della vettura. Ah, chi c'era? Una carrozza con tuo zio. Una carrozza con zio? Ma va, dunque, c'era una signora forestiera, donna Concetta, un segretario comunale, Uzzucola e una bella signora continentale. Ma allora due erano le signore forestiere? No, una sola era. Ma come? Tu prima hai detto una signora forestiera e poi una continentale? E va bene, mamma, per sbaglio l'ho nominata due volte, ma era una sola, una. Cioè, mia madre, mia Lucino, vanno a incontrare tu, chissà che ci è successo, mio frate. Va bene, basta, finiamola, ci vado io. Quando uno ha un figlio cretino che non sa fare un servizio come si deve. Ah, ne combinasse domani una giusta. Va! Tu resta in casa e aspetta che torno. Cola! Cola è arrivato! Uzzucola! Cola! Uzzucola! Cola! Camillo, 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 le vende tutto bene. Le vende. Se restavo qua, caro mio, Don Mariano Berretta mi dava il foglio di via. Belle medici che abbiamo, ce ne possiamo vantare. Lombaggine, doglia colica, dilatazione di stomaco, lipoma interno. L'ha detto tutta la bestia tranne quella che era. Viva la faccia delle medici di Roma. Tre ne consultai e tutte e tre appena mi hanno visto come fossero appattate. Pa! Dice, caro signore, lei è stato colpito. Colpito? Colpito. Sì, signore, se lei dice arrivava 48 ore dopo, a quest'ora. A quest'ora? Che a quest'ora? Chi? Luci! Si stanco, magari. No. E che piangi tu ora che tornò bello, sano? Caro signore, dice, la sua malattia è all'appendice. All'appendice? Sì, all'appendice. Lei è arrivato giusto appunto per farsi operare. Ah, ti faceste l'operazione? Come no? L'aparatomia muta. Mi spaccaro come un agnello e poi mi lavano l'appendicite e mi hanno ricucito come un otretolio. E un all'ospedale? Là, ospedale, clinica privata romana sul Prenestino, un'assistenza che qua manco ve la sognate, medici, infermieri, professorone, aiuti, monache. Monache, magari monache. I monachi, i monachi che ci sono a Roma, una cosa spettacolosa. Una alla vigilia mi sarò sottospinto. Come i ciliegi, Zucola. No, stai pezzetto. Che hanno fatto la pulizia alcolica? No, mi lavaro, capito? Cioè. Mi lavaro tutto prima, tutto con lo spirito. Sì. Poi mi avvolsero in una bella coperta di lana e mi hanno portato nella sala operatoria. Il professore dice, lei è pronto? Prontissimo. E mi spaccaro. Capito? Maria Santissima, e vossia zio, mentre lo spaccavano, che faceva? Che io giocavo a 3-7. Io dormivo, capisci? Dormivo. Non vi ho detto che fu la paratomia muta, dormivo. Ma come poteva dormire con tutto quel dolore? Che mi addomisceno, capisci? Mi hanno addormentato, mi hanno messo una maschera di una gas. Maschera? Per non guardare? No, per non guardare, per addomisceno, capisci? Una maschera di gas, poi ci hanno messo il clorofommio. Capito? E sgocciolavano. Conti da 1 fino a 100. Forte. Io nel negozio. 1, dice si rilascia. Non pensi a niente, si rilascia. 1, che forte, dice, più forte ancora, più forte. 2, e sghizzava, è sempre sghizzato. 3, entrando per devo i sentimenti, questo qua. E mi addomisci. Quando mi sono svegliato mi sono trovato fasciato come un bambino di 40 giorni. E dopo una settimana bello, sano come un pesce e con una salute da lupo. Ma dopo una settimana, ma questo è un miracolo. Quale miracolo, parastella, bete, scienza romana. Il signore ce lo deve rendere a questi dottori da Roma. Altro mondo, altro marastella, Lucino, altro mondo, altra cultura, altro spirito, un'altra mentalità.
Insomma, tu hai a tuo fratello, tu caro Lucino hai a tuo cognato e voi altri bambini avete a vostro zio perché ebbe l'ispirazione di andarsene a Roma, in continente. Zittate, malacrianzato, e va a pigliacci le valigie a tuo zio piuttosto. Subito? No, senza subito, non c'è bisogno. Le lasciasti una carrozza? Credo. Come credo, non ne sei sicuro? No, non ti preoccupare, le valigie sono a posto sicuro, Marastella. Ma più sicuro da tua casa, Gola. Allora ho pigliato. Ti ho detto di no, ma guarda che mi secco, ma Gola, ma c'è pericolo, viste qualche incidente di viaggio e non parli? Faccia mia, Gola, ti è successo qualche cosa, non me lo vuoi dire? A me? Non è successo niente. Gola, vieni qua. Lasciatemi stare. Gola! Animali selvaggi! Ti assaltare per strada e ti svaleggiare! Ti assaltare per strada, veramente, Gola! Non me lo vuoi dire? Non mi è successo niente che mi doveva succedere. Stai a fare impalato lì, vai a aprire! Vai! Papà, c'è il delegato da questura. Il delegato? E che vuole da noi il delegato? E che ne so io, papà? Gola, quando mai il delegato in casa nostra? Ma che volete saperti? Che reato hai commesso a Roma? Parla con me, mi vuole da fare impazzire. Che sangue sono l'uomo? Ah, e basta, che ne so io del delegato? Poi è sto delegato. Vai a ricevere. Povero zio Gola. Piange, non c'è niente, stupida, non c'è niente, che c'è? Cosa di poco momento. Lei non capisce quando mai il delegato è in casa nostra. Mi perdoni, signor. Signor Faro, signorina, non ho potuto fare a meno di venire a disturbare il signor Duscio. Mi dispiace, signora, di averli incomodato proprio nel momento che lei faceva toletta. Oh, ma guardate che figura che mi avete fatto fare. Per verità mi dica quello che ha fatto mio fratello. Ma niente, stupida. Niente, signora, ha ragione, signor Duccio, niente, stia calma. Lei cerca di me, cavaliere? Di una informazione, una semplice informazione, se credo. Ah, le valigie. Quali valigie? Ci hanno rubato le valigie. Hanno rubato le valigie, signor Duccio, io non so niente. No, ma hanno rubato nessuna valigia, a me. Perché ci confondete la testa, questo gentiluomo? E lei vuole parlare con me? Prego, si accomodi. Grazie, Dani. Prego, si accomodi. Non so se sia il caso di parlare davanti a tutti quanti. Siamo la sua famiglia. Siamo tutti parenti, sai? Guardi, quella è mia sorella, quello è mio cognato e i miei nipoti. Capisco. Si tratta di affari segreti? No. Di ufficio? Nemmeno. E allora prego, spifferi, parli, versi la sua parola. Ecco... Lei, egregio signor Duscio, ha viaggiato con una giovine signora che è arrivata con la sua stessa vettura. Non ignoro. Una distinta signora romagnola. È sicuro lei che sia romagnola? Scusi, lo stesso nome glielo dice. Milla Milord. E appunto perché si fa chiamare così, io dubito che sia il suo vero nome. Non si tratta invece che sacci di un nome... di battaglia. Clementina, vai di là. Ammonina, cammina. Non l'ho capito, scusi, di battaglia, ma le donne non vanno mica alla guerra. Io intendevo dire un nome d'arte. Sì, d'arte, mo. Caffè concerto, no, Chandos, no, va, no, ecco. No, assolutamente. È orfana di un colonnello del genio e della contessa Verzellini. Distintissima. Maggiorenne. Forse... Credo. Sì. Forse crede o sì. Si decida. Scusi, cavaliere, se viaggia sola, è segno che è emancipata, quindi maggiorenne. Ma questo lei perché lo vuole sapere? Scusi. Questo mi permetto di tacerlo per ora. E se non le dispiace, che cosa è venuta a fare qua? Signor delegato, questa domanda lei perché non la fa alla signora che la fa a me? L'ho fatta. Giusto. E appunto per questo sono venuto qua da lei. Lei ce l'ha fatta?
E con quale diritto, scusi? Senta, signor Duccio, se l'ho fatto segno che ne avevo il diritto. Ma per quale ragione? Questo non ho il dovere di dirglielo. E io non ho il dovere di dire niente a lei. Ecco, e anzi, mi dispiace che ho parlato troppo. Il delegato. Ma finisce il delegato. Davo, che mi pare che sono il delegato. A Roma i delegati le buttano a decine nel fiume Tevere. Che cosa vuoi? Ora lo metto a posto. Senta, se lei è delegato... Io vengo dalla capitale, ha capito? Vengo da Roma! Mannaggia li cani, mannaggia! Ho capito, signor Duccio. Io volevo usarle una cortesia. Lei la prende così e allora non mi resta che andarmene, salutarla e andare a fare il mio dovere. Dopo però lei non deve dolersene, Scusi, signor delegato, ma lei precisamente cosa desidera da me? La signora Milord ha tirato un colpo d'ombrello in faccia a Don Gasperino Saglimbene, il figlio del sindaco. Ma quando? Un momento fa. E dove? Nella sala d'aspetto dell'albergo. E perché? Perché, dice lei, Don Gasperino la insolidiva. Ha fatto bene. Don Gasperino. No, Milla. Milla? La signora Milla. E se c'ero io assecondavo, sa. Lei con l'ombrellino e io col bastone, ecco. Senta, signor Duccio, io sono qua perché la signora mi ha testualmente dichiarato che lei la protegge e la garantisce. Ma pigliano da Bacco Papino! Ma via, esci! E fatene! Lei conferma questa asserzione o, come presumo, si tratta di una millanderia? Beh, se fosse come dice lei? Dovrei farla rimpatriare subito. Ma dico, ma per quale ragione? Ma con quale diritto? Ma scusi, ma com'è che lei, funzionario di pubblica sicurezza, si mette a disposizione di un ragazzaccio qualunque e commette un abuso per fargli piacere? Forse perché è il figlio del sindaco, della prima autorità del paese? Ma in che mondo viviamo, signor delegato mio? Mi faccia il piacere, mannaggia li cani! Senta, signor Duccio, il mio dovere a me non me l'insegna nessuno. E quando avrò sbagliato pagherò. Ma guardi che lei commette una cantonata quanto una casa. Si tratta di una signora distintissima che si lasciò andare con l'ombrellino e segno che quel mascalzone lo è insolentita fortissimamente. Ma in tal caso, caro signor Duccio, lei deve ammettere come vero quello che la signora ha detto di lei. E cioè? E cioè che lei la protegge e la garantisce. Come la mia persona. Morta, sogno. Sto cascando da un quinto piano. Come la mia stessa persona. Ho capito. In tal caso, signor Muscio, non mi resta che ringraziarla e togliere il disturbo. Signora gentilissima, signor Muscio, cavaliere... Ma perché arrivi... Muscio? Senta, scusi, signor delegato, ma che ci fu? Subuglio, Catunio? No, niente, assolutamente. Niente. Beh, del resto la signora presto tornerà a casa sua, lascerà l'albergo e il paese imparerà a conoscerla e a rispettarla. Viva la faccia del continente! Caro signore, tutto il mondo è il paese! Sì, ma quasi abusa, sa! Complimenti, signor Duccio! Arrivederci! Allora era meglio che morivo. A quest'ora fosse morto? Morto. Allora come vivo? Io ero destinato a morire 48 ore appena arrivato a Roma. Fatevi il conto. A quest'ora mi portereste il lutto da 5 mesi e 27 giorni. A quest'ora andresti al cimitero
dove mi avreste portato belle mazze di fiori, mi avreste fatto bello mausoleo, una bella lapide, qui giace la spoglia mortale di Coladuscio, possidente, rapito ai vivi, giorno tale, a cura del medico condotto, don Mariano Berretta. Forse questo non gliel'avreste messo, per non compromettere un povero padre di famiglia, avreste detto, il morto è morto e non ne parliamo più. Quindi a quest'ora andreste già al cimitero, portereste belle torce, belle ghirlande, quasi non barrati, non dite niente, muti. Ma che dobbiamo dire? Non sappiamo dove vuoi parare con questo discorso. Ah, Lucino, a me mi hanno spaccato, l'hai capito? Spaccato. Da qui fino a quassù. Mi resta una cicatrice che fa spavento solo a guardarla. Mi dispiace che tu, per quanto mia sorella, sei femmina e non te la posso fare vedere. Ma tu sei maschio e te la voglio fare pure toccare. No, tu la devi toccare. No, che mi impressiono. Alle volte ti pare che io mi sto sperimentando la cosa. Ma impressione. A me mi hanno rivoltato sotto sotto. Ecco. De dentro a fuori. E non mi hanno rivoltato soltanto l'intestino, ma... Non so, mi hanno rivoltato pure... I sentimenti. No, non esageriamo, ecco. Mi hanno rivoltato lo spirito, la mentalità. Oramai io mi sono creato altre abitudini, c'ho altri bisogni. Già, bisogno di compagnia. Ora io dico una cosa, cara sorella, ecco, lo dico a te. Invece di tornarmene qua... Io al mio paese, ma visto stato a Roma, tu che cosa avresti detto? Che cosa dovevo dire? Che ognuno è padrone di stare dove vuole. E con chi vuole. Sì, signore. Ecco, ovvero che stiamo entrando in carreggiata. Invece io ho voluto scegliere la via di mezzo. Tornarmene al mio paese, ma per vivere all'uso mio. Già, all'uso continentale. Che è l'uso civile. È sicuro che la civiltà consiste che uno si porta appresso una femmina che non si sa chi è e chi non è. Distintissima per diventare la favola di tutto il paese. Guarda che si tratta di persone rispettabilissime. Tanto rispettabilissima cola che se n'è venuta cottia, va. Con me, perché chi sono io? Chi sono? No, parla. Ma perché posso... Lucino, parla tu. Chi sono io? Ma guarda... Questi sono fatti fra fratello e sorella, ma vedete voi altri io. Gola, chi sì, un uomo anzianotto che non può dire di averla innamorata né con le tue bellezze né con la tua gioventù. Anzianotto, prima di tutto che non sono di un'età molto esagerata. E poi io mi sento più picciotto e giovane di certe giovanotte del paese che sono da pasta frolla e glielo posso pure provare, glielo posso. Ma che veniste a fare, toccate? Mandai da banda, Bottini, va di là! Clementina, vai di là! Via! Mandala di là, sì. Certo. Incontinente, dove la donna, femmina, è intelligente per davvero. Non fa come qua, che si attacca di preferenza al giovancello. Incontinente, specialmente a Roma, la donna si attacca di preferenza all'uomo maturo, alla persona seria. Al senatore, al deputato anziano, alla persona grigia, abbrizzolata. Ah, ma perché? Il paese, perché non guarda lo scandalo del sindaco che se l'intenta con la cognata? Perché non guarda lo scandalo dei fratelli Caruso che per non dividersi l'eredità si dividono una moglie e due? Vieni via del capo, vieni via, ma perché non pensano alla casa di Don Filadelfo che si tiene la madre e la figlia? Questo lo so. Per carità, vieni via. Questo lo so, sì, vieni via. Papà, vieni via. Un tabacco. No, mandalo via questo picciotto, mandalo via, su, mandalo via subito. Mandalo via, senza mai, si scandalizza, il bambinello, quello ne sa più di te, di me, messi insieme. No, non ci credere, sai, perché cresce sotto gli occhi miei. Certo, per questo cresce ipocrita e più storto di un ferro di cavallo. Dateci l'argamano, dateci la fantasia, lasciateci sviluppare il sentimento, la personalità a questo ragazzo. Senti, Cole. Da quello che ho capito tu ti vuoi fare un'altra casa, è vero? Ma che dici, stupido, non hai capito niente! No, mi pare che in questo caso lo stupido sei tu, perché mia sorella ha capito perfettamente. Benissimo. Voi mi dovete perdonare, mi dovete scusare, io vi vorrò sempre bene, sempre. No, per carità, è questo che c'entra. E allora quando è che te ne vuoi andare? Beh, quando me ne voglio andare? Ora stesso? Porca miseria, ho perso il bagno. Il bagno? È fine d'ottobre. Andate a Roma. Vedete sempre i romani buttati in tevere, sempre, come tante cani di caccia. E buono. Allora vuol dire che fra poco ti mando tutte le tue cose alla locanda. Come? Alla locanda?
A casa mia? Quale casa? Come, quale casa? Oh, bella, come quale casa? Quella di rimpetto al circolo o al casino di compagnia, no? La ritorni. E perché, non ti pare logico? Beh, non tanto logico. E perché? Perché avevi detto che quella casa gliela regalavi a Clementina quando si maritava. Ma scusa, se si sta maritando Clementina, vuol dire che quando si sposa Clementina esco io ed entra lei. Ah no, questo no. In una casa dove c'è stata una femmina distintissima, io a mia figlia non ce la faccio entrare. Ma il rimedio c'è, vuol dire che chiamo un vicario e ce la fai riconsacrare quando è ora. Scuola. C'è Don Orazio, il cameriere del casino di compagnia, che lo vuole salutare. A me? Sì, signore. Oh, che bella sorpresa. Orazio, fallo entrare. Faccio entrare. Fallo entrare. Orazio, sì. Avanti, avanti, Orazio, accomodatevi. Orazio! Coscienza bella riga. Ci baci mano, Don Gola. Bene, bene sta, bene sta, ossia. Io mi trovavo a passare della locanda, a portare un servizio di una comanda, e c'era la signorina. La signorina si è seccata. Qui che si è? La signorina si secca a stare sola nella locanda, perciò che fa, ossia, ci va là, oppure la signorina piglia e viene qua. Da me casa? No, la signora resta e da casa so, vabbè, davanti vabbè, al casino di compagnia, vabbè, perché vabbè, qua non entra nudo. Non entra nudo nessuno, nudo, non entra nessuno. No, signore. Dov'è? Dov'è? Orazio, vieni qua, Orazio. Ci dici alla signora che fra non quari sarà costi. I costi? Quale vuoi? Ci dici che sto venendo? Orazio. Aspetta, Orazio. Vai. Allora era meglio che morivo? Ancora? No, no, dico, a quest'ora io già fossi morto. Morto, sì signore. Morto, se per lì dopo già fatto. A me mi spaccano. Io lo so, in una clinica privata, romana, solo. Senza il mio cognatino, senza la mia sorellina. Ma io me ne devo andare. La Marastella me ne vado io, sai. Questo non lo dà il bacino. Ah, sì. Lascia stare qua. Prendetela qua, non capite niente, nessuno. Va bene. Ecco. Uno, due, e non c'è che zucola. Finivo, zucola, non c'è zucola, zucola. Zucola, ma che è successo? Ah, e lasciatemi vivere a modo mio, che è l'uso civile! Capito? Zucola! Hai visto? Ho visto! Se mangia? No, bottino, Michelino, per favore, per cortesia, bottino. Ma tu hai sentito? Ho sentito. Una femmina continentale. Quello se lo mangia vivo. Lui che è così entusiasmato del continente, quella è capace di farsi sposare e questo sarà il colpo finale. Eccolo, sai che cosa ci voleva qua?
20 giorni dopo l'operazione, Cola non tornava. Sì. Io partivo, andavo a Roma, me l'andavo a pigliare. Già, lo sapeva Dio quello che avresti combinato magari tu. Io ti conosco, bello mio. Ricordati tu fatto della ballerina di Catania. Ancora ci pensi? Una pazzia di gioventù senza nessuna conseguenza. Sì, sì, sì. Papà, ma che è vero che lo zio se ne va a stare in un'altra casa? Cosa disse a tia? Michelino. La lingua da seccare. Come ti ha detto? Lo zio Cola, papà, spero dice che mi verrai a trovare quando andrò ad abitare nella nuova casa. Non ti arriscare, sa, feccerito. Un momento. Non ti arrischiare fino a un certo punto. Spero che non pretenderai di perdere il contatto con tuo fratello. E quando ci vuole vedere, quello prende e viene qua. E se qua non ci viene? E se anche venendo, sai, non ci racconta quello che fa con quella signora? Clementina, Clementina, vattene da palla, per favore, vai di là. Lasciala stare. Oh, benedetto Dio, ma che vuoi nascondere? Il sole con la rete. Ha ragione tuo fratello. Ma tu che sei pazzo? Ma come stai parlando? Come mi fai parlare tu? Io? Sì. Oh, manco se fossimo in un monastero. Ma scaltriscila, sveltiscila, facci sciogliere lo sciringuagno, no? Ullala! Scola fece tuo cognato, eh? Magari tu vorresti educare i figli all'uso continentale, eh? No, no, ma quello che è giusto, né? E poi, guarda, tu fai soffocare a tutti, va bene? Sì, signore. Un po' d'aria continentale in casa nostra ci vuole, non guasta. Mamma, o papà c'aveva ragione. Un poco d'aria continentale in questa casa non guasta. Essendo un olio di bastonate io qua dentro. Michelino. L'hai vista questa signora? Sì, papà. Com'è? Magnificona, pare una cassata. Magnificona, pare una cassata. E vattene da casa di sì. Vai di là, non ti voglio vedere qua, non devi sentire queste descrizioni. Ma che c'è di male, ah? C'è tutto il male possibile e immaginabile. Maria santissima, che occupazioni. E passa di qua, e passa di là, e passa sotto, e passa sopra, e passa in cucina. E se ti pettini, perché ti pettini? E se non ti pettini, perché non ti pettini? E se esci, dove vai? E se entri, dove sei stata? E se ti affacci a chi guardi? E se non ti affacci a pigliaria? E zitta, muta, non posso ascoltare mai niente come se fossi una bambina. Ah, ma la dobbiamo finire, una volta per sempre, perché io sono stufa, 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 stufissima! Scaltriscile! Sveltiscile, ma tu la stai sentendo? Ma quando mai mi ha risposto a così? Marcia mia, stai al comando. Che età può avere? 25, 26 anni. Maria santissima, picciotta sa portare, eh? Ma certo. Ma che se doveva portare una vecchia? Michelino, senti una cosa. Com'era vestita questa signora? Ah, com'era vestita, mamma? Papà, aveva una veste lunga che ci andava sguazzando di qua e sguazzando di là. E poi aveva una camicetta di velo. Trasparente, papà. Scollata di qua fino a qua, mamma. Fino a dove? Fino a qua, papà. Poi aveva un paio di scarpette ai piedi, con un fiocco qua e un fiocco là. Ah, poi aveva un cappello alla bersagliera con una piuma. Ah, mamma! E poi aveva un paio di calze traforate a rete che partivano di qua, a chianavano, zigri, 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 zigri. Poi scendevano, mamma, zigri, zigri, e si fermavano qua. Oh, dove si fermavano? Qua, papà. Maria santissima, ma questo la dipinse e la spogliò con gli occhi. Cara Marastella, io mi radico sempre nell'opinione che non bisogna perdere il contatto. Con chi? Con tuo fratello. E come lo vorreste mantenere questo contatto? Semplicissimo. Tu, donna di casa, mamma di famiglia, è giusto e onesto che in casa di tuo fratello tu non ci vada. Non ci vai. No, guarda, io te lo proibisco, eh! Non ci vai, stai tranquillo. Bene, ho capito, bene! Ci vado io. Dove? In casa di tuo fratello. Con quella dentro?
Vabbè, chi ci perdo? Io sono uomo. E magari io, mamma, che ci perdo? Sono uomo. Ecco. Ma tu sei uomo. E magari tu uomo sei. Ma perché non sono uomo, mamma? E io sogno femmina. E ve lo dico una volta per sempre. Se per il vostro diavolo vi resecate a fare una cosa di questa, io vi vengo a trovare, vi graffio, vi rompo, vi scippo l'occhio, vi riduco un santo Lazzaro, vi mando da vostro compare farmacista a farvi medicare. E tu ricordati tu fatto della ballerina di Catania? Mi faccio venire una cosa di pazzi io! Cosa di pazzi! Papà! Papà! Ma che cosa fosse fatto da ballerina di Catania, papà? Ma scalzone, farabutto, non ti pigliare sta confidenza, sai! L'altra volta che mi dici ho fatto da ballerina, piglio una sedia e ti rompo la testa! Ma scalzona farabutto figlio d'un cane! Papà! No, questo no! No! Papà! Ma io non so cosa ci vai. Io mi hanno dato e io ci vado. Domani. Domani. Stasera ci vado. Stasera. Ora ci vado. Ora stesso. Cocchino, senti, ma come sei caro. Ma cos'è che mi senti, Cocchino. Mangia, scusate, non si sputano l'ossa. Ah, non piace. Si mangia con tutto l'ossa al mega. Cioè, a me non piacciono le ossa del mega. Non ti piacciono. Cocchino mio. Come sei caro, come sei caro. Il solletico. Non ridere quando ti faccio il solletico. Oh, è Mirla! Caro, come sei Mirla, Mirla. Ah, che strano. La miseria porca, come può essere? Ah, chi lo sa, Cocchino. Ma io qui, me ne vado, eh. Non posso... ne vai? Vado di là a vestirmi, Cocchino. Vado a fare un po' di ginnastica. Io qua non ci sto. Buono, ciao, buono. Cocchino. Io vado di là, Cocchino. Okay. Ciao, Cocco. Qui, ciao. Io vorrei sapere che cosa intendete dire tutti quanti siete con questo tono ironico. No, dico tutto all'uso continentale voi, eh. Barrata, massaggi, fregagioni. Ah, e me ne vanto. Viva la faccia del continente. Dove c'è gente evoluta, gente di spirito. E una gente incotronita nell'ignoranza e nei pregiudizi come qua. Signori! Come va? Caro signor Cesei, mi rispetti. Grazie. Grazie. Stavamo parlando appunto di questo. Prego, prego, prego. Lo dica, a questi selvaggi, che altro mondo, che altro spirito che c'è in continente. Qui si muore di ipocondria. A dire la verità, qua in Sicilia mi trovo benissimo, sì. Ho trovato tutta gente gentile, ospitale, piena di cuore. Ah, certo, per questo sì. Col forestiero noi ci comportiamo bene. Il forestiero per noi è come il verme nel formaggio. E tra di noi che ci ammazziamo e ci spariamo per rubi. Ma qui è un'altra cosa, il forestiero sta benissimo. Basta che non guarda femmine, però. Se no, con la prima scopettata ci fanno saltare la testa. Lei cerca la testa e non la trova. Ma del resto qua lei, le femmine, le donne, dove le vede? A dire il vero, a dire il vero. Va bene, ma ora c'è la vostra signora, Don Cola. E lei, tenente, può corteggiare perché Don Cola lo permette. Caro signor Liborio, non mi spingerò mai a tanto. No, signor tenente, lei si deve spingere, altrimenti mi costringe a spingerlo io. Gli voglio dare una lezione di saper vivere a quest'animale selvaggio. Eccomi qua! Sì. Oh, buonasera. Sì. Buonasera. Sì. Ciao. Ciao. Vieni. Signora. Il tenente Galletto, la mia signora Mirla Milordo, romagnola. Suo compaesano. Caro signor Cece, io sono Basilisco. Che bestia questa picciotta! Lo compatisca, signor tenente, no. Sa queste. Non lo strapazzare così, povero signor Cece. Su via, venite qua, su. Sedete vicino a me, da bravo. Posso sedere accanto io pure? Sì, se non avete ancora
detto male di me. Vede che scilinguagno, che verbe, che ha che spirito. Non mi avete ancora baciato la mano? Se Don Cola permette. Oh! Cola! Che fu? Non hai udito? No, no, non ho udito. Attende il tuo permesso per baciarmi la mano. Che stupido! Che sciocco! Bacia, bacia, cretino, bacia. Don Cola, allora io magari, eh? Ma sì, come magari? Vai, vai pure, bacia, bacia. Vede, signor tenente, come sono questi ragazzi? Appena si vedono un po'. Sa, però abbondano, e questi ragazzi, se non si ci gira i rubinetti, non la finiscono più. Allora, sa, c'è un poco di pazienza, basta, eh? E che c'è? Basta. Vossi è prima dà il permesso. Va bene, permesso, figlio mio, questo congedo, Non è permesso. Allora, le porre, facciamo un po', Oh, signor Prente, prego. Cara signora, lei si trova bene qua giù? Ah, benissimo. Scusami, non voglio... Veda, per me questa... Non ci capo. È una villeggiatura della quale avevo tanto di bisogno, perché l'arte mi aveva un po' sciupata. La facevo con molta passione. Allora lei è artista? Ah, che vuol dire? Artista lirica. Cantava l'Otello, l'Ernani, sì, il Mefistofole, la Petaflì, prima stella assoluta di Cantello. Mi congratulo, mi congratulo. Allora questo per lei è un riposo. Oh sì, un dolce riposo. Dolcissimo. E poi veda, la Sicilia è così bella. Sì. Tutti questi colori, tutti questi odori. È l'odore della Sicilia. E poi cose così chiare, gentile e premuroso. Bondato, mille. Indulgente. Bondato. Non credevo di trovare in un siciliano un tipo di così facile adattamento ai nostri usi. Un po' spregiudicati, se vogliamo. Vabbè, ma spregiudicati nel senso buono della parola. Spieghiamoci. Non è vero, cosa? Io e Milla ci siamo capiti subito. Ah, sicuro, la stessa reciproca fiducia. Ma poi un uomo delizioso, il mio Colino. Guarda che fai, Milla. Cola, chiamami Cola qua, sai, Cola. Perché? Qua Cola. Così caruccio, Colino. Sì, è caruccio, ma vedi, è più adatto per un bambino, per un giovanottino. Io oramai sono un uomo adulto. Ma tu sei caro, indulgente, gentile. Lo so, ma vedi, cara Milla, del resto qua non è che era tanto facile trovare un simile adattamento, sai, qua. Già, perché non tutti siamo stati in continente come a Don Cola. Sì, perché nel caso ci andavate voi altri e tornavate con l'aria continentale come me. Io avevo la predisposizione, io avevo l'ispirazione. Io appena ho passato lo stretto di Messina, subito ho detto sono a casa mia, senza scosse. Vero, Milla, che ho sentito scossi. No, io. Per niente. Difatti, anche per l'accento. Vero. Ah, sì? Non si sente che è siciliano, Don Cola? No, non diciamo storia. Si sente, sì. No, non si sente. Un pochettino, ma si sente. Ma io, vede, signor tenente, io col contagio. Col cosa? Col contatto. Appena passo lo stretto di Messina che mi porta in Roma, io subito ho la facoltà di prendere la corca. Venti in tirintina! Che famo di giochi! Fermatevi, pasta la vostra! Le possono acciaccare. Cola. Chi è? Che fu? Chi è? Mi dice la testa che oggi qua finisce a pasticcio, finisce. E perché? Fai conto che viene tua sorella con Clementina. E va. Trovano la tua signora qua, che succede? Ma insomma, voi altri che vi siete messi in testa che io non devo far entrare Milla nel circolo? Io sono socio, vicino. Questo, ma leviamo l'occasione, no? Si può trovare una scusa e far entrare la tua signora nella sala di biglietti. E vabbè, trovala tu la scusa, perché io di queste figure con le donne continentali non la voglio fare. Parlaci tu. Perché no, Come ho? Perché? Io non ho confidenza, non ci ho parlato mai. Parlaci, pecoraio, parlaci. Vedrai che donna gentile, squisita, che è spiritosa. Avanti, vai, levaci un berretto. Avanti, può parlarci, forza. No, non è quello. No, non è quello.
la seconda. Aspetta, facciamo così, va. Ehi, signori, chi se la vuole fare una partita a biliardo, eh? Beh, questa è una bella idea. Gioco. Tu, Delia. Prontissimo. Voi altri? Sì, gioco. Tenente? Sì, là. Ah, fare una partita a biliardo. Volentieri, bellissimo, partita a biliardo. Certo. Fare una partita. Don Lucino, se se la fa Sassà. Sassà. Se la fai una partita. Passate avanti che adesso arrivo. Signora! Oui, je suis là! Io ora non l'ho capito! No, ma non l'hai capito? Ti ha detto io sono qua, ancora la coppola di me. Levati, io sono qua. Aspetta che pari, dico. Scusi, dico, ma a lei ci piace di vedere giocare a biliardo? Ma mi piacerebbe di più giocare, veramente! Gioca! Sì, signore! A Boggetta? No, a Bazzica, Carambola, a Carolina! A Bazzica! Allora, se vuole, se la fa una partita con noi! Ma sì che me la faccio, andiamo, ragazzi! Brava, signora Mitta! Su, ragazzi! Andiamo, ragazzi, come il mondo! A biliardo! Andiamo tutti, forza! Andiamo! Oh. E dove vai? Come dove vado a giocare a biliardo? Se viene tua sorella, non trova nessuno qua, piglia e si ficca là dentro. Tu aspetta qua. Ah, signor tenente? Sì. Cosa fa sulla porta? Aspetta forse qualcuno. No, nessuno. Allora venga con noi. Su, andiamo. Venga, signor tenente. Signora Milla? Vengo, ragazzi, vengo. Andiamo, su, si spinga. Avanti. Permette che mi spinga? Si spinga. Carino, vieni anche tu, caro. No, purtroppo sono in gastigo. Voi che fate? Non giocate? No, signore, non gioco a biliardo io. No? E perché? Perché non so trattare con le signore continentali. Eh? E poi non mi so privare del mezzo toscano. E nemmeno della berritta. Sì, signore, ma sono di quelli che non la perdono in mezzo alla folla. Cosa mai se dovesse perdere la razza? Razza siciliana antica, caro Don Cola, e me ne vanto. Proclotilde, Tavernicoli. Non c'è nel circo. Poi di là si gioca d'azzardo. E Michelino cacciato là dentro, guarda che se Michelino gioca l'ammazzo. Si deve giocare, Michelino, i pappagalli, ci passate un soldo al mese, stipendio. Siete. Dunque, mi ha detto Lucino che mi vuoi parlare, c'è sì, cosa? C'è cosa, Clementina, vai a vedere il presepio. Sì, no, ma... un momento, ma quale presepio? Perché si deve alzare? Un momento, c'è tempo. Perché ho una cosa che riguarda lei. E giusto appunto, riguarda lei. Insomma, c'è una nuvoletta lontana. Di buon tempo? Pari, sì. Oh. Buon Natale. Buon Natale. Signora, grazie. Era lei, sì. Allora, di buon tempo? Pari. Sì. Come si chiama? Il tenente Galieno Galletti. Allora, la nuvoletta è vicina. Senta, mandò una persona da stare terreno. Ah, ok, Cruce non fosse malo. Ma che ne sappiamo noi altri se è giocatore, se beve. Buon Natale. Auguri, signore. Natale. Oh, signora. Buonasera, signora. Oh, buonasera. E buon Natale. Anche a lei. Sentite, auguri, signore. Signora Leguoria. Se ci piacciono i femmine. Mi fai ridere. Ma se non ci piacessero i femmine, il signor tenente si pigliasse a Clementina e si prenderebbe un bel cane da caccia. Oh,
mansione. Bene. Senza offesa per nessuno, al circolo di Venosa ero il primo di tutti. Si vede? Scusate, prego. Sì, grazie. Dirò io. Posso tirare così? No. Così è più bello, no? Scusi. Oh, tenente, scusi, c'è anche la sua signora madre. Sì, c'è la mamma con mia sorella Clara. Vuole continuare per me la partita? Sì, grazie. Possiamo tirare in tre? No. Anche lei, sul serio? Così, le mani così, tutte e sei. Che fu? Stanno giocando, giocano. Senti una cosa, Cola. Io pensavo, tu che conosci tutti in continente, non potessi pigliare informazioni. Io conosco tutto in continente, ma Marastella, ma ti pare che il continente è l'isola dei Pantelleria? Oh, ecco la nuvoletta. Signora, signorina. Signor tenente, a quel che vedo lei è amante di gioco, eh? Ma per carità, signora, io giocavo a biliardo così per fare contenti gli altri, ma ora continua la partita per me il signor Michelino. No. Mio figlio? Sì. Ma come, signor tenente? Lei prima dice che non gioca, poi non soltanto gioca, ma porta anche mio figlio sulla strada del vizio. Ora, Michelino, l'accomodo io. Marastella, cosa hai visto? Niente, siete, non è che ti figure. Vedi, qui c'è un equivoco, Marastella. Il signor tenente non è giocatore. Ecco, ma siccome c'è un forestiero di passaggio di Gran Michele, per dovere d'ospitalità ci stanno facendo una partita a biliardo, vero? Un momento, muto Cola. Parli lei, signor tenente. Non so, signora, io giocavo a biliardo con quel signore di Gran Michele. Sì. Mi scusi, signor tenente, ma a mia mi piacciono le persone che non conoscono nessun gioco, neanche l'asso piglia tutto. E mia figlia come messa? Siamo da razza. Fanno bene, chi ama il gioco non ama il lavoro. Io conosco il biliardo così come conosco la scherma, perché è un esercizio del corpo ed è bene che un ufficiale la conosca. Sotto le armi è obbligatorio, mi pare, sì. No, sì. Ma è sicuro di no? Dica di sì che qua finisce a bastonate. Ah, come preferisce lei, cosa vuole che le dica? Signor tenente, lei ha disertato il gioco, ma Michelino ha perso per lei. Bene, però paghi. Paghi, ma paghi, venga, prendersi la rivincia. Mo su, ma non facciano gli orri. Andiamo. Signora Milla, stiamo aspettando. Michelino! Su, andiamo, signor tenente. Michelino, andiamo su. Questo signore. Quella che sta facendo dopo sarebbe il forestiero di Gran Michele! Non è vero, signor tenente? No, io vedo che lei è una persona molto seria e me ne congratulo! Farà una bella carriera, ce lo dico io! Ma un momento, ma che cosa hai visto? Che cosa hai visto? Mettiti a sedere! No, aspetta, io cado, vengono tutti i forestieri di Gran Michele! Michelino! 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 Mamma, mi chiamaste? A caso! Chi conti con tuo padre? Tu Clementina? Ma veda, signora, la prego! No, la prego io, signor tenente! La prego di non rivolgermi più la parola, perché io non so lei chi è, a che razza appartiene e tu ne sbarcavo! E con queste parole la lascio! Arrivederla, carina! A casa, mi meraviglio di via, Cola! Ci sei i capelli bianchi! A casa, Clementina! A casa! Si calmi, mia sorella è un po' nervosa, un po' vivace, ma sa, alla lunga poi sarà una buona suocera. Ma mi faccia il piacere, mi faccia il piacere. Ma la prego, se io avessi potuto dire alla signora che mi invitò a giocare con proprio suo marito. Ma sa che cosa mi ha detto? Non so lei chi è, a che razza appartiene, da dove sbarcò? Vabbè, ma l'avrà preso per un tenente di vascello. Ma che tenente di vascello? Non mi faccia ridere, non mi faccia. Tenente di vascello. La prego, sì. Buon Natale. Buon Natale. Signor Duccio, sta bene? Sì, a posto. Signor tenente, buon Natale. Vede, queste sono la madre e la figlia. La prego, si calmi, signor tenente, se lei la prende così. Passi. Dai. Tutto quanto si scomparsa, sono i gattoschi. Sono di morto sotto il mio gatto, mi dico il mio tesoro. Scendi dalle stelle, orre.
signor! Tutti intorno a me! Che bel bigiù! Basta, basta! Che cos'è? Questo non è più il signor! È un'indecenza di meraviglia di mio genero! Che vede tutto questo scandalo e continua a venire qua dentro! Tu qua non ci devi venire più per il nostro decoro! Ma scusate, che cosa avete visto? Li voglio, pensaci tu, sai! Pensaci tu a fare finire questo scandalo, ma se no ti dimetti, hai capito? Vabbè, non fa niente, vuol dire che faccio circolo a casa mia, come a Roma! E niente, benissimo, vedrete altro che questo circolo povertoso e retrogrado. Da domani il casino a casa mia. Dove sta? Ma dove guardate? No, in quell'altra camera, in quell'altra camera. In camera da letto. In camera da letto, in camera da letto, guardate. Sì. Don Filadelfio. Non si vede niente. Dato che siete orbo, Don Filadelfio, datemi questo binocolo. Ma Milla c'è. Sì. Che fa? È in disabilié. Si spoglia, vero? No, è in disabilié. Guardate. Bellissima! Bellissima! Milla? Sì? Milla? Colino, hai fatto presto? Sì, certo, abbiamo fatto tutto e due presto, stamattina. Beh, che ti prende? Che mi prende? Perché mi guardi così? Ma perché non ti posso guardare? Ma che hai, Colino? Non ho niente, perché? Che mi vedi? Non ho niente. E poi ti prego di non chiamarmi più Colino. Perché? Ecco. Perché non sono quel Colino che pensi tu, sai. Oh, senti, non cominciare a farmi il siciliano geloso. E ricordati il nostro patto. Se non t'avessi stimato uomo di spirito, non t'avrei seguito fino a qui. Certo. Tu quando ti vuoi fare ragione batti sempre sopra l'uomo di spirito. E io per fare l'uomo di spirito devo fare un iculino. Quando però voglio farmi ragione? Ma cosa significa questo linguaggio? Ho forse dei torti verso di te? No, non ha detto questo. Mi son forse cambiata in questi 6 mesi? Milla, cosa sta dicendo questo? Allora, sei tu invece che ripigliando l'aria del paese cominci a guastarti, a vivere di sospetti, di pregiudizi, a perdere quel bel carattere, quello spirito superiore che t'eri già fatto. E non sai quanto mi dispiace. Ma non per me, per te. Per me? Ma scusa, perché io sono stato sempre un uomo spiritoso, ora che fa? Mi è passato tutto lo spirito? Forse io che ti ho fatto qualche scenata di gelosia? Non l'avrei sopportata. E allora, scusa, forse ti ho proibito di vivere a modo tuo, Milla. Sarei scappata via. Ma allora, scusa, perché allora, mi dici questo? Allora, adesso che cosa hai? Ma perché, che cosa ho? Hai una faccia. Che faccia ho? Che mi vedi? Brutta e scura come la notte. Davvero? Sì. Veramente scarso lì, è un po'. Milla, Millina. Guarda come ti parlo, sì. E dove passò?
A me mi passa sempre. Come sei carico, io ti voglio sempre così, vedi? Sì, sì, sempre, sempre così. Caro, caro, sempre così. Caro mio, vieni qua, caro. Caro, vedi come sei carino così, bello. Senta una cosa, Milla. Dimmi. Che cosa? Come sei caro, così sei simpatico, dolce, gentile. Ti ho preso per il collo stavolta. Mi hai fatto una collana. No, non fare cattivi pensieri, sai, Bill. Un bel cesto di bastardone di incerate, di quelle belle. Buoni, buonissimi, caro. Permesso! Ah, vai, permesso! Chiesto permesso. Entri senza aspettare la risposta. Che cosa c'è? C'è un signorino, don Michelino. Michelino? E c'è bisogno di annunciarlo a mio nipote Michelino? Non lo puoi far entrare? Se la signorina vola così. Ma certo, perché tuo nipote deve poter entrare quando gli pare e piace. Ma scusa un po', ma no. Se mi trovasse nuda? No, io non volevo dire, figlia, di farlo entrare qua. Io di farlo entrare, ma te che fai? Giusto, di farlo entrare nel tenello. Dove? Un tenello. Avanti, di là, nella camera del ricevere, fallo sedere. Accomodasse. Milla. Oh! Zucola, se Venerica. Michelina, Zucola. Che vi è accaduto? A me, Zucola, sono caduto da mula. Ah, dalla mula, sì, signora. Bravo. Che cosa ti faciste in tuo braccio? In tuo braccio, Zucola? No, niente, mi dislocai. Che cosa? No, niente, dici che si è trasferito, insomma, sì. Una lussazione. Sì, signora, Zucola. E perché sei venuto qua? Per una visita. Una visita qua? All'ospedale te ne dovevo andare, così conciato. Ma poverino, non lo trattare mica così, sai. L'avevo pregato io di una commissione. Potevate fare a meno di venire conciato in questa maniera, eh? Avete fatto la mia commissione? Sì? Bravo, venite di là, su, ditemi il risultato. Sì, muovetevi, che aspettate, sì, via. Sì. Ma che è? Cosa segreta? Caro, per ora non posso parlare, poi ti dico tutto. Allora andiamo, sì. Su. Zucola, ossia, permette che io vada di là, signorina, no? Perché no? Zucola, non sei mica geloso, caro, vero? No, che cosa può fare? Io ce lo fai, vai, che caro! Allora, Zucola, io vado di là, va bene? Sì. Con permesso, Zucola. Accomodati. Potete anche chiudere volendo. Quanto sono spiritoso. Quanto spirito che ho. Sta bene. Sedetevi qua, prego. Sì. Caro. Zucola, ma che cosa succede? Ti dirò tutto. Per ora non posso parlare, capita? Michelino. Zucola. Qui è? C'è il suo cognato Don Lucino. Un papà. Mio cognato. Fa passare, Cicina, su. Dico, che cosa avviene? Parenti non vogliono che Michelino venga qua. Ecco di cosa ci tratta. Va bene, ma se ci viene pure suo padre. Non lo so, è come sono fatti. Tu non dire che Michelino è qui da noi, lo faccio uscire dall'altra porta, capito? Sì, mi sta apparendo la casa dei pazzi a me, questa qua. Rosino! Ah, bello sei combinato, eh? Che hai fatto? Ti sei restaurato, eh?
Come stai? Come stai? Come stai? Io bene, bene, bene. E lei, signora? Io benissimo. E voi, Don Lucino, come state? Bene, bene. A proposito, si è visto mio figlio? No, vero, vero no? Vero no, vero no, vero no che? Non si è visto suo figlio. Ah no, 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 non si è visto suo figlio. No, suo figlio non si è visto. Cola? Chi fu? Che hai da fare questa mattina? Figlio mio, aspetto gli uomini per la paga. E voi, signora? Io mi annoio da non far niente. Volete venire meco? Che cosa? Meco con me. Dice se vuoi andare, se con meco con lui, va. Sì, ma dove? Vi conduco all'Acqua Rossa a vedere la levata delle capitoni. Oh, chissà che cosa interessante. Interessantissima. Andatevi a vestire e andiamo. Sarebbe molto bello, ma... Cola, come facciamo con gli uomini? Non li puoi rimandare a domani? E non può essere, Milla, non può essere. Ci sono di certi uomini che se oggi non prendono la paga domani non possono mangiare, creatore. Che peccato. Mi dispiace, Lucino. Ma perché? Per forza Colino ci deve venire. E come? Senza Colino? Ma è vero, ma avete paura che vi mangi? Oppure Colino è geloso di me? Questo è bello! Che buffa! Cola è geloso di suo cognato. Ma lascialo parlare! Che cretino! Bene, allora andatevi a mettere i finimenti e ce ne andiamo. Sì, ma di la verità. Non ti secca, vero? No, non mi secca. No, di la verità, non ti secca. Milla, non mi secca, perché mi deve seccare? Perché se ti secca? L'innaffiamo. Io ne posso fare a meno, sai. Non mi secca, non faccio mi secca. Andiamo! Andiamo, vedi, vedi. È lui che si secca. Allora non ti secca, io posso andare, vero? No, no, non mi secca. Come ne vado? Come sei, caro? Sei buono, buono, buono. Tre volte buono. Un angelo. Faccio presto, faccio presto, vengo subito. Pecoraro, pecoraro, i scarpe, dei coscini di seta sono. Scendi. A posto, Lucino. Dico, però non ci hai pensato che all'Acqua Rossa c'è umidità, le strade sono piene di fango? Vabbè, noi che ci dobbiamo andare a piedi, ci andiamo in carrozza. Beh, carrozza scoperta, mille cagionevoli, si refritta. No, ullalà, ne! Carrozza chiosa. Facile, vedi? Carrozza piosa, non ho capito. Io vivo la faccia del continente, Lucino. Perché dici così? Niente, tanto per dire una cosa. Lo voglio dire, se era una femmina siciliana che se ne veniva con te... All'Acqua Rossa, la levata dei capitoni? No, 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 lì hai ragione. In questo porco paese non ci può fare la minima cosa innocente che subito ci trovano da ridire. Tua mogliere, tua moglie. Chi è? No, non me la nominare. Ma fammi piacere. Non me la nominare. Non te la nomino. Si è fatto un carattere così pesante, un carattere così permaloso. E tuo figlio? La verità è stato qui. Qui? Mio figlio. No, no, appunto, ti sto domandando, siccome non vi vedo più insieme, Lucino. No, 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 basta, non lo voglio più con me. Ah, no? No, si è buttata la mala strada. Ci credo, poverino, tenuto stretto stretto, come appena ebbe un po' di largasia, si è buttato a pesce, come tunnalore. A repigliarlo te voglio. Guarda che fai, mandalo da me che ci faccio subito una bella predica. È proprio qui non ci deve venire e tu non lo devi ricevere. Vabbè. Bada Cola che te ne faccio una questione personale. Deve avere l'affronto di non essere ricevuto da nessuno dei parenti. Questo mascalzone farà butto figlio d'un cane. Approvo. Ma aspetta, chi fu? Chi è? Milla? Chi fu questo ai ai? Nulla, ho battuto. Eh? No, niente, niente. Dici che ha battuto. Ah. Dove è
l'avete sbattuto? Dove hai intappato, Minna? Non ho battuto, precisamente. Mi sei impigliato il braccio nella spalliera del letto, che mi ha lasciato un segno nero, nero, come di un gran pizzico. Sì, vale. Come è potuto succedere tutto questo? È strano, però. Sì, andiamo? Andiamo. Oh, Collino, Collino, non ti dispiace? No, non mi dispiace, buon divertimento. Io sono tranquilla. Anch'io. Tanto qui hai Cicina. Cicina. Gorum, ciao caro. Ciao. Andiamo. T'accompagno. Sì, caro, andiamo. Andiamo. Oh, un momento. Collino, pensa a me, che io penso a te. Fai tutto tu. Sarei a quella, sarei a me. Se vedemo. Quando sono spiritoso, troppo ospitale. Ai. Quando mi hanno visto. Cicina! Cicina, guarda che fai, porta un limone e mezzo bicchiere d'acqua. È rimasto solo. Faccia il limone. Dimmi una cosa, Ciccina. I miei parenti che sono assidui qua dentro, però. Ah, che ben a dire. Che ben a dire. Dico, questa cosa può stare tranquillo. Se la signorina Milla fosse stata mogliere per davvero, non poteva essere trattata meglio dalla sua parentela. E quella parentela? Ah, sono putte di Don Michelino e suo cognato. E basta? Eh già, ma Don Lucino specialmente affezionato assai, assai, ma... Ci puoi citare, che sono queste voci? No, voglio dire, insomma, ma il più affezionato chi è? Mio cognato? Affezionatissimo! Non c'è giornata che almeno non viene due e tre volte. Anche quando non ci sono io? Anzi! Specialmente quando Vossia non c'è. Ah, mercoledì passato, per esempio, che Vossia se ne andò in campagna alle 6 di mattina. Alle 6:05 Don Lucino era qua. E era appostato. Vengo! Sto venendo, vengo! Vengo! Sto venendo! Signore Nedda! Che Vossia qua è? E come fu? Come fu? Magari tu te ne fai meraviglia, Cicina! Ma bellissima, Tutta la sacra famiglia vuoi! C'hai la faccia tosta di dirlo a me, tu? Guarda che fai, Cicina, porta un limone e un bicchiere d'acqua a mia sorella. No, non mi portare niente, non voglio niente. Vedi là, Cicina, vedi là. Come mai ti sei decisa a venire qua, Ah, meno male che me lo domandi, perché tu lo capisci, vero? Per mettere piede qua io, Maria Stella d'Uscio in Faro, ci deve essere una ragione potente. Senti, Maria Stella, non fare all'uso tuo, non fare la nervosa. Siediti e dimmi che cosa è avvenuto, che cosa è successo. Onne, madame? La tua signora, dov'è? Chiamala che io ci devo parlare. E come tu, Maria Stella d'Uscio in Faro, non ti fai scrupolo di metterti in contatto con una donna non maritata? Senti, Colo, lascia da parte l'ironia e chiamala che io ti faccio ridere, Io non c'è. Come non c'è? Onne? Non c'è, non lo so, Maria Stella, io non sono di quelle che ci contano i passi alla propria donna, lo sai. Andiamo, va. Cieco! Imbecille e rimbambito! Oh, Marastella, chi è questo discorso? Guarda che sono in casa mia! Io oltretutto sono il fratello maggiore! No, io so che con le tue ridicolaggini continentali, con la tua cecità, non soltanto sei diventato la favola di tutto il paese, ma hai messo magari l'inferno in tame casa! La tua casa, che cosa c'entra la tua che casa? C'entra, come che c'entra? Che padre e figlio si odiano per colpa di quella femminazza che tu portasti di fora! Padre e figlio, cui? Cui! Ma marito e Michelino! Lucino stamattina con una scusa qualunque afferrò Michelino, l'ammazzò a pugni e schiaffi, ci slogò un braccio e lo iettò fuori da casa. Ma in quale mondo campi tu, orbo? Ma scusa, ma che cosa c'entra Milla? Qua 1000 e 2000!
Ve lo farò sapere io come si chiama questa donnazza che adescò prima mio figlio per la gioventù e poi mio marito per il portafoglio. Sono due pazzi furiosi. E tu, Orbo, ci tieni magari il comodo in casa. Oh, Marastella, Marastella, insomma, che te scappa dalla bocca? Ma dico, che sei uscita? Pazza sei uscita, eh? Signori miei, ma guardate come una femminazza di niente può ridurre un uomo, se, ah, tu non ci conti i passi, è vero? All'uso continentale è quella invece di passi, fa salti a montoni. Meglio una lettera, aspetta. Leggi. È calligrafia sua questa? È calligrafia sua, leggi? E leggi? Che leggi? Aspetta, lei... Ce l'ho trovata nel portafoglio di Lucino mentre che dormiva. Leggi, ti disse. Leggi, sto leggendo. Signori miei, magari Orbo deve andare. Ma non facciamo esagerazione, ma mamma la stella, che io gli occhiali lo portavo prima di andare in Roma. Sì. Come ci domanda denari a Lucino? Sì, signore. Bisogna aveva di domandare denaro a Lucino, se io non ce l'ho fatta mancare mai che gliel'ho data quando ne ha voluto. Così sono queste femminazze, frate mio, sono peggio di un pozzo, non ci sono denaro che bastano. In quanto a tuo nipote, creatura mia, piangendo lacrime di sangue, mi confessò tutte cose, fu lei che lo stuzzicò, o piccirito. Se vuole accettiamo un biscottino, o piccirito. Va bene, va, un giovinotto come vuoi tu, lui non ne voleva sapere niente, sai, per rispetto a te, ma lei ci disse, se non vuoi soggiocere alle mie brome, io mi metto con Sasa Lanzafame. E allora lui, meschino, povero innocente, pensò piuttosto che mettersi con un estraneo. Certo, si mette col nipote, così la cosa resta in famiglia. Che poco grande. Sì, tanto tuo figlio quanto tuo marito sono due emeriti mascalzoni. No, sono due vittime. Mascalzoni, capisci? Non volevo che ricevesse più qua suo figlio, capisci? Chi? Me la facevo una questione personale, tuo marito. Tuo marito, mascalzone! No, vittime sono, due vittime! Mascalzone tutte e due, padre e figlio! Sono due vittime! Guarda, senta, te metti a sedere che mi sta girando la testa, io sì, sì, ma aiuto, chi è sta cosa, Maggi? Lasciami di qua! Chi è? Chi è sta cosa? Niente, una cosa che cammina casa a casa. Mi fa scandare. Disgraziato! Avevano un traffico qua dentro. Quello entrava dalla porta e quello usciva da un'altra porta. Disgraziati. Non dire che Michelino è qua, sai? Lo farò uscire dall'altra porta. Paremo appattate. Appattate, paremo. Quell'altro se ne viene col cotto, o braccio al collo, fasciato, l'occhio. Che fu? Sono cascato dalla mula. Meschino, povera creatura, che cosa te doveva dire? Avete fatto la mia commissione? Sì, venite di là, non dire che Michelino è qua, sai, lo faccio uscire la cosa. Se ne andavano di là, chiudevo una porta e io qua, cretino, bestia, scimonito. Non deve fare così, non ti insultare così. Ho detto, come non mi insulto così? Quando mi insultava tu andava bene, ora che mi insulto io, che sono la persona interessata, non va bene, sono un pordicinetto. Sono un pappagallo, cretino. No, calmati, fra tutti, non fare così, no, calmati. Cretino, ti voglio sfasciare la faccia. Grazie. Calmati. Che fu? Che fu? Milla, che fu? Chi fu questo ai? Niente, ho battuto. Non ho battuto propriamente. Mi si è impigliato il braccio fra la spalliera del letto che mi ha lasciato un segno nero come di un gran pizzico. Ma qua spalliera, che spalliera? Ah, quale spalliera? Questo dovette essere un pizzicotto di quel maleducato di tuo figlio geloso che usciva con suo padre. Un momento, che decisto? Quale padre? Quanto padre ha tuo figlio? Tuo marito? Ma come, è uscito solo con lei? Con lei, se n'è andata all'acqua rossa, alla lavata dei capitoni. E tu li lasciasti uscire da soli? E se sono uomo spiritoso, io allora che spirito ho? Imbecille, sono imbecille, una cosa spiritosissima. Imbecille sei! Best. Ora ci penso io, lo vado a trovare. Cretino! Pulcinella! Disgraziato! Oh, gentile signora. Si accomodi a mezz'ora che lo sto aspettando. Tutto a posto, come si prevedeva. Egregio signor Duccio. S'accomoda, cretino. Cretino, s'accomodi, bestia. No, non ci faccio credere, se ecco, egregio signora, il rapporto pervenuto dalla Regia Questura di Roma in ordine di quella
sedicente, signora. Mio orbo! Ma scusi, signor Duccio, ma lei con orbo. Chi ce l'ha? Non dubito, con persona intima, di famiglia. Lascia stare. Prosegue. Ma prosegue. Che proseguo, cara signora, se ancora devo cominciare. E allora cominci. Cominci. Ignorante. Cominci. Giusto quando, eccetera, eccetera, in risposta, eccetera, eccetera, risulta questo ufficio. Eccetera, eccetera. Ma che eccetera, eccetera, signor Duccio? Lei è nervoso e si calmi, per piacere. Scusa, l'ha detto lei, ha detto eccetera, eccetera. No, io me lo sono inventato io. Dunque, risulta a questo ufficio che la sedicente Milla Milord, altresì nota anche nei programmi di varietà come Elsa Spada, è vecchia conoscenza della questura. Infatti, sotto il suddetto nome di Elsa Spada, subì regolare processo per falso in cambiali. Bellissimo. E fu assolta per non provata reità. Ma nel processo emerse... Emerse, perché che cosa ho detto? Ho sbagliato, non ho detto emerse. No, la verità emerse, disse emerse. Ma scusi, ho detto emerse, che voglio sapere che cosa hai emerso. Emerse che le sue vere generalità sono le seguenti. Nome. Milla. Concetta. Milord. Cafiso. Concetta Cafiso. Ma che si chiama Concetta Cafiso? Concetta Cafiso di padre. Di padre colonnello, del genio. Ignoto. Appunto, ignoto, ignorava tutto, non era a conoscenza di niente il povero colonnello. Non ci sta, non esiste proprio. Bastarda. Ecco. Di padre ignoto e della fu. Contessa Verzellini, distintissima. Rosaria Cafiso. Ma come perché? Cafiso la madre e Cafiso la figlia. Due Cafisi. L'età di allora, 3 anni fa. 19 anni. 29 anni. Dorata, da 10 a 10 se la leva. Sta femminazza! Luogo di nascita. E questo lo so, Rimini. Val Guarnera di Sicilia. Come ha detto, scusi? Val Guarnera di Sicilia. Ma come, Val Guarnera... Val Guarnera Carropipi? Esatto. Val Guarnera Carropipi. Val Guarnera Carropipi in provincia di Caltanissetta. Ecco, sta scritto qua. Legga. Marastella! Carropipane! Marastella Carropipa di Carropipi! Di Carrapipi, oh! Ma le dico, signor Duccio, ma che importanza ha se è siciliano? Come che importanza ha? Ma lei lo capisce che vuol dire? Se era continentale, marciava all'uso suo. Continentale di nascita, lei è continentale di adozione io. Ma essendo siciliana e sapendo come si costuma dalla nostra parte, vuol dire che ve l'ha fatto in piena facoltà mentale e con tutti i sentimenti. Io potevo fare il continentale con una continentale, ma con una siciliana devo fare il siciliano con forza. Io ora mi devo compromettere. No, si calmi, guardi, qui non si deve compromettere nessuno, assolutamente. Signore miei, da rapapana, gli sputava l'ossa dei fichedenti, sputava. Disgraziato, potevo mai supporre io che una carrapapana poteva avere l'ardire. Capisce? Di cantare a Roma dove c'è il Quirinale, dove c'è la cristianità, dove c'è il Basilico di Massenzio, dove c'è il Pincio, il capo del mondo, signore miei, questo ha avuto la spacciataccia di cantare là. Disgrazia che ha mangiato una posizione. Vero, sta femminanza l'ha rovinato. Certo, sempre mandando denaro, robbi. E Pacchi ha una sorella sua di Palano. Ma che sorella e sorella, quella era un'amica complice. E certo, il pace contessa, marcio colonnello, tutto morte. Perché questi parenti l'hanno tutto morte. Cola, hai sentito, pace ignoto. Bastarda. Ma dove l'ha conosciuta lei, signor Conte? A Roma, alla pensione Violetta di Via Frattina. Andava al Trianon, capisci? E io a sera me la andavo a prendere e me la portavo al tabletotto, tutta vestita di geisha. Una sciandosa. Stonata peggio di un piatto rotto.
tutta la fischiavano, tutto quanto. Io solo ci battevo le mani. La so, ogni sera, brava, brava, l'arrivolemo, brava, l'arrivolemo. 5-10 lire a sera, a una diecina di maleducati della zona per farci fare la clac. Capisci che si vergognavano pure loro a farci la clac, che volevano un soprapprezzo per indennità a rischio. Disgraziati. Poi mi ricattava. Ah, io voglio la corbella stasera, se no non canto. E io, corbella, portiamoci la corbella a Milla. Poi capisci, oh, mi sento languida. Mi deve portare a mangiare, capisci? Che portava a mangiare a me. A chi mi invitava, 20-30 di questa della società romana, morta da fame. Si portava tutto a mangiare, tutto mangiava, non potevo vaccinare, a bacio. Tutte queste porcherie che io non posso mangiare perché mi fanno acido, io pagavo. Loro si umbriacavano, ebri. Il da poi saliva sul tavolo e cominciava a ballare. Il mio cuore lo tengo qua, lo tengo qua, lo tengo qua. Il mio cuore lo tengo qua, lo tengo qua, lo tengo qua. Il mio cuore lo tengo qua, lo tengo qua, lo tengo qua. Sì, sì, sì. Lazzaro, Marastella, lasciamo respirare. No, sì, Fratuccio, sì. Disgraziata. Calmati. Disgraziata, mi ha mangiato la vita. Vero. Ma devo fare adesso? Signore, stai calmo. Ma devo fare? Sì, calmo. Stai calmo. Mi calmo, mi ha rovinato. Il commissario. Fratuccio mio. Mi ha rovinato. No, te lo do. Stai calmo, Fratuccio. Per la mia, non potete... Ma la fate una cortesia. Sì, tutto quello che vuoi. Lei mi vuole bene. Come no? Mi rispetta. Sì. Non mi giudichi male. Io, se tu mi vuoi bene, me la fate una cortesia. Tutto quello che vuoi. Io devo sfogare. Sì, hai ragione, caro. Mi facete scippare l'occhio. Oh, no. Questo no, questo no. Questo sì, no. Non ti stai con la calma. Non ci vedo con calma. Calma, calmati, Fratuccio mio, non mi fare scappare. Vai, viaggi. Lo so. Se deve uscire ora più nel paese con questa gente qua. Io mi vado. No. Mi vado con cieco gola. No, c'è. Non mi vado con cieco gola. No, nessuno ci pensa. Non ci pensare qua. Ma io dico, caro signor Duscio, ma dico, ma che c'è bisogno di far sapere a tutti quanti che è siciliano? Qua non lo sappiamo che noi tre soltanto. Uno, due e tre. La signora non parlerà. Oh, io, per carità, per carità. Lei non parlerà. Io, naturalmente. Ciurisce a tutti. Oh, non posso, segreto d'ufficio. Poi chiudo l'ufficio e ce lo vanno a raccontare a tutti. Mi perdona, non so più, però non ho fiducia più di nessuno. Guarda, è una brava persona, il delegato. Senti, Fratuccio mio, sai che cosa deve fare? Ora, quando torna quella signora, tu la devi mandare via bello, liscio e pettinato. Ecco, vede, signor Colla, che tutto sia giusto, senza bisogno di allarmarsi tanto. Allora, signora, io me ne vado. Grazie tanto. Arrivederla, signor Duscio, e calma perfetta, mi raccomando, eh? Io la ringrazio per tutto quello che ha fatto, quello che ha detto, per insomma, tutto quello che ha potuto fare. Grazie. Arrivederci. L'accompagno, l'accompagno. No, una compagna, no. Non accompagnare no. Nessuno. Se no se resto solo, un'altra ne faccio. Ha ragione il signor Duscio. È bene, signora, che lei resti qua. Sì. Anzi, faccio una cosa. Sì. Quando viene quella signora, lei si nasconda, eh? Pronta però a intervenire nel caso di qualche debolezza. Eh? Sì. Arrivederci. Grazie, grazie ancora una volta. Arrivederci. Cosa? Che fai ora? Piangi? Non mi così, frutto di Dio. Beh, mio nonno... Io non ne posso fare anche se... Vieni qua, Duccio, vieni qua, vieni. Io mi sento vecchio, vecchio. No, che vecchio, ma chi... Io non ci volevo andare a Roma. Te lo ricordo.
Che poi mi hanno detto di seguire che era poi a Roma. Guarda, tu ti devi calmare, Tuzzo mio. Guarda, poi ci sono sempre io qua vicino a te, eh? Tuzzo Ruzzo. Tuzzo Ruzzo, tu non mi devi mancare mai. Sempre con me sempre con me devi stare. E poi c'è Clementina, creatura. Tu lo sai che sei fatta fidanzata col tenente Galletti. Boh, a figa, mai piace. E poi non c'è Michelino, eh? Grazie a te. Sento una cosa, quella, sai che cosa deve fare tu? Ora te ne vai in campagna, così tu te ne vai a caccia, ti distrai e ti ascolti, eh? E poi ti ascolta a me, fratuzzo, lasciale stare le femmine che non sono cose per te. Oh, signori miei. Ho deciso. Bravo, bravo. Lo faccio, sai? Sì, sì. Tutto mio fallo, fallo. No, lo faccio subito, anzi. Ho deciso, lo fai, levati. Che vuoi fare? Levati da qua. Cola, per carità, ma c'è mia... Levati. Che vuoi fare? Cola, fratuzzo, mano! Levati, signori miei, credevo che si buttava dalla finestra. Comanda! Dunque, aspetta. Dunque, fai quello che ti dico io. Non ti, hai avuto paura? Ma scandale. Non ti scandare. Guarda che fai, vai di là. Affacciati dalla finestra della camera da letto. Sì. Appena sento il rumore della carrozza, sì. Mi avvisi. Sì, e ora combino tutto io. Mi raccomando, fratello. Una quota preparata. Vai, non, mi raccomando. Tu vieni con me, dove è la chiave del cassettone? Là dentro. Cammina con me. Sono nel campanello, vai ad aprire, ma non dire alla signorina che sono qua, non do, muta dove devi stare, se no ti ammazzo io, non me ne ha date, non me ne darà mai nessuno. Mi ha fatto una scenata perché abbiamo ricevuto qui quello stupido di suo figlio ed impone che non lo si riceva più. Io l'ho piantato in mezzo alla strada e sono tornata indietro a piedi e quello a seguirmi in carrozza urlando. Sono entrato in paese la smessa per non compromettersi con quel carabiniere di sua moglie. Senti, io non voglio vedere più né lui né quello stupido di suo figlio, hai capito? Sta bene. Oggi tanto mio nipote quanto mio cognato e mia nipote Clementina saranno a pranzo di a me. Ah, sì? Te ne starai con loro soli perché io me ne andrò via. Con quei passi furiosi non voglio avere più relazioni di sorta. Sta bene. Sta bene che? Quello che hai detto. E cioè? E cioè che starò a pranzo con loro soli. Ma che significa questo linguaggio? Ah, è quel berretto che ti ci hai messo in testa. È quella pipa puzzolente che fumi. E questo marrugio non l'hai visto ancora? Ebbene, spiegati, che significa? Significa, caramilla, che mi stoffai di fare il continentale e sono tornato siciliano puro sangue. E con questo? E con questo torno a usare pipa di rasta con canna di canna, berritta col giummo ed altri oggetti casalinghi. Ah, che spiritoso! Non solo... Ma mi sono stoffato anche di a te. Cosa hai detto? Non mi capisci? Ah già, la danimarchesa non comprende. Tu mi stoffasti. Non mi confanfareggi più. Insomma, tu non m'aggrada, va, manco. Ma cosa? Non ti piaccio più, eh? No. E sai perché? Perché? Capisci se continentale. Ma guarda, ma... Io ne voglio una sicula. Del vero centro della Sicilia, dell'antica Secania. Della Trenacria. Che so, di Valbarnera Carrapipe, per esempio, provincia di Caltanissetta,
Una di quelle che si mangia i fichi d'India senza sputarci l'ossa, di quelle che sa capire mammaraggio, non mi decoliare, non m'attrozzare, vire capegno, vire cangugno, ietta sciuppio. C'è dell'altro? E perché non ti basta? Anzi, ne ho d'avanzo, mio bel vegliano! Prego, prego, non si insonzi! Lo sa che significa non menzonzi e non menzonzare più che mai insonzato abbastanza? E davvero non voglio più insudiciarmi con uno come te! Prego, prego! Ero così stufa di stare con un tipo buffo come te! Troppo gentile, signora! Guarda che me ne vado, eh! Che partire? Questo è troppo, io me ne vado! Ancora qua sei? Considera che me ne sono andata! No, io non considero niente, tu te ne devi andare proprio! Eh? Addio! Acqua davanti e vento di dietro! Vecchio sanguinato e fuggicidetta, congiungo! Siciliana, Amarastella, l'hai sentita? Siciliana! No, tu che non te ne volevi fare capace! Sì, figlio, ma mi fici una impressione! Milla con la valigia! Milla con la valigia! Milla con la valigia! Che succede? Va via, se ne va. Oh, oh, Don Lucino c'è. Dov'è? Guarda, laggiù, sta venendo. Non si incontrano. Se n'è proprio andata. Oh. Sei contenta, Produzzo? Sì, senti qua, fischia Milla. E ora invece di Milla mi trova a me. No, 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 lascialo stare a tuo marito, sì, non ci dire niente. Un rombo io, Lucino, rotto tutto. Hai visto, fratuzzo mio, che tutte le cose si sono accomodate. Vai a casa, non ci dire niente. Non ci dico niente, la pace, si stai tranquillo. Tu, e fammi stare tranquillo magari. Qualunque cosa che hai bisogno, tu mi chiami, Che c'è, cosa? Che è successo? L'appendice? No, già no, no, niente, niente. Non ti preoccupare, non posso rilassare. Postami. Un bello. Un bacio mio a Clementina. Sì, sì. Ciao. Poi, vai. Ciao. Non ci deve niente a tuo marito. Mammina. Però se mi devono spaccare un'altra volta non ci vado più a Roma. Lo faccio spaccare qua, nel mio paese.